Casteddu contro Accellino, terza giornata Summer Cup over 35, si gioca in quel del Fiore Verderame di Cagliari, ambo le squadre a caccia del secondo successo. Accellinos che parte meglio, domina il primo tempo, doppia palla gol per Mirko Strazzera, il punteggio però non cambia, quindi poco prima del duplice fischio il calcio di punizione da parte di Ferreri con pallone che termina sopra la traversa, è 0-0 al termine dei primi 25 minuti di gioco. Con le immagini realizzate dalla nostra Alba possiamo ora andare a vedere quello che succede nel corso dei secondi 25 minuti di gioco. Il primo tentativo è ancora di marca Accellinos. Calcio di punizione da parte di Coni con pallone che accarezza la parte esterna della porta e termina sul fondo. Da quest'altra parte la punizione di Mura, la deviazione a centro area di Zuncheddu ed è 1-0 per la squadra rossoblù. Dura pochissimo, da Fanni a Lovina il diagonale, c'è la deviazione di Mirko Strazzera e al Fiore Verderame è di nuovo parità. Casteddu che avrebbe la palla del 2-1, bravissimo Sasso sul destro di Alessandro Lodo, quindi da Enrico Fanni a Strazzera, Franceschi fa il miracolo, Lovina si gira benissimo, si difende altrettanto bene, Fanni palla dentro, Strazzera col tacco 2-1 ed è doppietta per il numero 7, ancora una volta decisivo l'Accellinos, sbanca il Casteddu ed è a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale.